Vai. Stare insieme qui con il movimento giovanile fa la differenza. Quello che stamattina si sta denunciando è proprio un abbandono della città di Roma, e qui c'è una testimonianza di avere accanto i giovani, dove appunto per loro è determinante l'ambiente, la qualità della vita e la sicurezza di un quartiere. Partono anche dalla possibilità di un'agibilità che si alza. Come è stato detto, fortunatamente non ci sono stati dei morti, ma non è il primo episodio di questo quartiere. Mesi fa una tubatura ha sollevato del tutto una smart per 10 metri, è un qualcosa di costante. La manutenzione del verde, di Villa Bandini, cioè c'è un abbandono totale che riguarda non solo la sicurezza geologica, ma riguarda la qualità della vita. E allora bisogna dire basta, basta, e grazie ai giovani che decidono di scendere, di partecipare in maniera attiva, perché la cittadinanza si esercita così. Non basta dire questo non va, questo non succede, ed è un appello a tutta la popolazione, perché non si può stare inermi rispetto ad episodi come questi, che non è né il primo né l'ultimo, a un verde che non viene manutentato, che è il polmone. Roma è una delle città maggiormente che hanno paesaggisticamente un abbandono completamente di tutto. Certo, si parla di aperture, e la Raggi su questo è molto brava. Si aprono le buche, si aprono le condotte dell'acqua, si tagliano gli alberi, per cui apriamo continuamente. Ma ce la dobbiamo fare, dobbiamo girare l'angolo, perché soprattutto dopo questa situazione del Covid, dove i giovani hanno pagato tantissimo, anche i bambini, e di loro non si è assolutamente mai parlato, bisogna dare la speranza e un sogno. E il sogno parte dalle cose concrete e parte dall'attenzione dei quartieri. E i quartieri vanno, cioè diventano proprio il simbolo, ogni quartiere diventa il simbolo di una città, e Roma deve tornare a splendere.